Salve, bentornati di nuovo al Green TG, siamo con Cristina Maggi di H2IT, con lei parleremo soprattutto, anzi fondamentalmente di idrogeno, diciamo. Innanzitutto le chiediamo che tipo di realtà rappresenta H2IT, quali sono le potenzialità di sviluppo e poi magari riusciremo a fare un quadro complessivo del settore dell'idrogeno in Italia e in Europa. Ottimo, buongiorno a tutti, mi presento, sono Cristina Maggi, direttrice di H2IT, Associazione Italiana Idrogeno e Cella Combustibile. Siamo un'associazione che aggrega aziende, quindi grandi aziende, piccole e medie imprese, ma anche associazioni, cluster tecnologici, università e centri di ricerca che si occupano di idrogeno in Italia. Rappresentiamo tutta la catena del valore dell'idrogeno, quindi dalla produzione, trasporto, distribuzione e stoccaggio fino agli utilizzi finali nei vari settori, quindi nella mobilità, nell'industria, nella produzione di energia e nel settore residenziale. Quali sono, qual è lo stato attuale dell'idrogeno in Italia, diciamo? Qual è un quadro complessivo e che cosa si può fare per chiaramente migliorare la situazione da questo punto di vista? Allora, sicuramente è un settore in forte crescita, prima di tutto perché l'Europa ha tracciato una strategia chiara che vede l'idrogeno come protagonista o comunque attore fondamentale per raggiungere i target di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, per cui un vettore energetico comunque fondamentale per diciamo raggiungere questi target. Quindi dal punto di vista proprio della transizione energetica è diventato ormai molto molto attenzionato. Dall'altra parte si crede che l'idrogeno possa essere anche un'opportunità dal punto di vista economico per le nostre aziende, quindi un'opportunità di competitività a livello europeo e internazionale, perché chiaramente c'è uno sviluppo tecnologico molto molto elevato legato proprio allo sviluppo delle tecnologie. Per cui è un settore molto complesso, chiaramente, che vede... È molto in espansione, sì, assolutamente. E anche a livello italiano ci sono dei fondi governativi che sono stati stanziati ad esempio all'interno del PNRR, quindi sono disponibili 3,64 miliardi proprio dedicati ai progetti idrogeno. Possiamo fare qualche elenco di qualche progetto appunto? Allora, sì, sono dedicati sicuramente alla produzione di idrogeno verde. Noi sappiamo che l'idrogeno è un vettore chiave perché se utilizzato diciamo è a emissioni zero, quindi non emette CO2, però può essere anche green anche nella sua produzione, quindi essere prodotto in maniera completamente sostenibile. Per cui uno degli investimenti più importanti è sicuramente investire sulle tecnologie per la produzione di idrogeno verde, che significa principalmente quelli che sono le tecnologie degli elettrolizzatori. Quindi l'Italia ha puntato a un'installazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno di 5 gigawatt al 2030. Quindi qua lato produzione, lato utilizzo ovviamente c'è bisogno anche delle tecnologie per utilizzare l'idrogeno, no? Quindi l'Italia vede interessanti diversi settori come ad esempio quello della mobilità, quindi punta a sviluppare una rete di stazioni di rifornimento idrogeno per accogliere quella che è lo sviluppo della mobilità su gomma, ma anche la riconversione delle tratte ferroviarie diesel con treni idrogeno, quindi un altro interessante sbocco, diciamo, complementare assolutamente. Ovviamente poi parliamo anche di marittimo, di aereo, che sono altri campi della mobilità molto interessanti dove l'idrogeno avrà sicuramente un ruolo importante. E poi c'è l'industria. Abbiamo ovviamente un'industria pesante che va assolutamente decarbonizzata. E quindi l'idrogeno ricopre un ruolo molto importante nei processi, ad esempio, quindi per la produzione di energia e di calore, sostituito a combustibili fossili, ad esempio. Quindi diventa una soluzione per abbattere velocemente anche le emissioni a livello di industria. Cosa si può fare per riuscire ad affermare ancora di più, diciamo, la produzione di idrogeno e l'utilizzo di idrogeno? Quali passi necessari si possono fare ed eventualmente che tipo di interlocuzione poter sviluppare con le autorità politiche istituzionali? Certo, assolutamente è importante avere una strategia chiara per questo vettore energetico che si inserisca bene all'interno dei piani strategici italiani, quindi
trovare una strategia molto specifica per questo vettore energetico e ovviamente costruire intorno anche un quadro legislativo e normativo chiaro e abilitante, perché più le cose sono chiare, più le aziende sono disposte a investire sulla tecnologia. Quindi ci sono ancora dei blocchi normativi che non permettono comunque il completo sviluppo del mercato. E poi puntare ovviamente sulle nostre aziende, dalla piccola media impresa, che sicuramente abbiamo delle eccellenze a livello italiano, a livello di innovazione, che sono insomma fondamentali e danno supporto al settore, alla grande azienda che ovviamente punta e investe sul settore. Abbiamo fatto uno studio all'interno di H2IT dove abbiamo insomma chiesto un po' ai nostri associati, quindi a un quadro, una fotografia di quelle che sono anche le previsioni di sviluppo del settore per le nostre aziende e prevedono assolutamente tutti una crescita del settore e un'azienda su tre addirittura del 100%, quindi da un anno all'altro, ecco. Potenzialità quindi da esprimere, con la possibilità di poterle esprimere effettivamente da un punto di vista concreto, quindi. Grazie quindi a Cristina Maggi di H2IT per essere stata con noi, per averci parlato di idrogeno, un mondo che è un tema particolarmente caldo in questo momento, lo sarà sempre di più, immaginiamo, ed appuntamento con il prossimo ospite.